Abbiamo pensato infatti di riunirle nella stessa giornata. Avevamo diverse iniziative che dovevano essere presentate al pubblico. È l'inizio della stagione, siamo all'inizio dell'estate. Abbiamo pensato di farle rientrare tutte in questa unica giornata che deve essere veramente una festa. Per questo abbiamo lavorato con le associazioni, abbiamo lavorato con le guide del parco, con tutti coloro i quali abitualmente svolgono attività insieme al parco e aiutano la struttura, tutto sommato, a portare avanti le sue iniziative. Siamo molto soddisfatti della presenza del pubblico, del fatto che fin da stamattina, nonostante il caldo, molte persone si fossero proprio avvicinate anche per capire che succede e che cosa si può fare. Dopo la giornata di oggi a Gambari, gli impianti sportivi resteranno ancora da qui in avanti, miglioreremo, faremo altre iniziative. Oggi era giusto parlarne perché, come diciamo sempre, vogliamo che la città si convinca che questo è il suo parco, che tutti gli abitanti dell'Aspromonte e di chi sta intorno capiscono che questo è il loro parco, è casa loro e devono trattarla e rispettarla nel modo migliore, quello che facciamo noi come ente parco.